Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Come giustamente, opportunamente ci ha ricordato Don Gianluca all'inizio della celebrazione, noi oggi siamo qui fedeli ad una promessa e per rispondere ad un invito, l'invito della Madonna, perché nel corso del tempo il popolo cristiano venisse qui a onorarla. Noi dunque siamo qui per onorare la Madonna. Ci domandiamo però, che cosa significa poi in concreto onorare la Madonna? Per noi che cosa vuol dire oggi onorare la Madonna? Per rispondere a questa domanda ci aiuta la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, una pagina che tutti conosciamo molto bene,
è la pagina della Visitazione. Maria si reca in visita alla cugina Elisabetta. Compie un lungo tragitto per andare a trovare questa parente più anziana di lei, che certamente aveva bisogno della sua presenza e del suo aiuto. Ma visitando Elisabetta, Maria che cosa porta soprattutto? O meglio, chi porta? Porta Gesù, perché Maria si reca in visita da Elisabetta portando nel grembo e ancora più nel cuore la presenza di Gesù. Ogni visita di Maria porta Gesù, e anche la visita che Maria ha fatto su questo monte, volendo questo santuario, porta a Gesù. E allora capiamo che onorare Maria significa soprattutto accogliere quel Signore Gesù che ella porta e porta sempre. La Madonna è come un dito puntato verso il Signore. Quando realmente noi la onoriamo e la onoriamo con purezza di cuore e in verità, ci accorgiamo che il suo dito, il suo sguardo ci orientano a Gesù, e apriamo le porte del cuore della vita proprio a quel Signore che la ci dona, a quel Signore che la ci porta, a quel Signore che Maria sempre ci dà. E allora per un momento soffermiamoci a considerare tre segni di quella apparizione che Giovanni Chicchizzola ha sperimentato, vissuto qui su questo monte, per capire meglio che cosa ha significato per lui onorare Maria accogliendo Gesù e che cosa può significare per noi onorare Maria e accogliere Gesù ora, adesso, in questo momento della vita. Ricordando il racconto dell'apparizione, sono tre i segni davvero particolari che la avvolgono e la riguardano. Il primo è quello della luce, perché Giovanni rimane abbagliato da una luce chiarissima e luminosissima. Il secondo segno è quello dell'acqua, perché Giovanni ha l'esperienza di questa acqua e di questa sorgente legata all'apparizione di Maria. E il terzo segno è quello della bellezza, perché c'è uno splendore di bellezza che avvolge la figura di Maria e avvolge Giovanni stesso nell'esperienza dell'apparizione. Dunque tre segni: la luce, l'acqua, la bellezza. E questi tre segni di chi ci parlano? Ci parlano proprio di Gesù, perché la Madonna apparendo, la Madonna visitando, la Madonna entrando nella nostra vita ci porta Gesù e ci parla di Lui. La luce? Chi è la luce del mondo? Gesù è la luce del mondo. L'acqua? Chi è l'acqua? Gesù è l'acqua viva della vita. La bellezza? Chi è la bellezza? Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo per la bellezza del suo amore. Allora capiamo come la Madonna, attraverso questi tre segni, abbia avvicinato Giovanni portandogli Gesù, e oggi avvicina noi portandogli Gesù attraverso il rinnovarsi di questa triplice esperienza della luce, dell'acqua, della bellezza. E dunque noi oggi che cosa siamo chiamati a fare e a vivere soprattutto? A vedere la luce, cioè a vedere Gesù che è luce del mondo, ricordando e rivivendo che nella misura in cui noi accogliamo Gesù nella nostra vita,
si rischiara, si apre, si dischiude il senso autentico dell'esistenza. E le tenebre, le oscurità che tante volte avvolgono il cammino dell'uomo vengono diradate e debellate a motivo di colui che è luce del mondo e grazie al quale noi sappiamo il motivo per cui siamo qui, noi sappiamo da dove veniamo, noi sappiamo verso dove andiamo, noi sappiamo che c'è un mistero di amore nella gioia e nei dolori della vita, noi sappiamo che tutto è avvolto in un disegno di provvidenza che governa la storia e la nostra vicenda personale. Noi sappiamo che siamo dentro un disegno splendido che Dio ha per la nostra storia e per la vita di ciascuno di noi. Oggi, vedere la luce, come ha visto Giovanni, significa proprio questo: vedere Lui insieme a Maria e attraverso di lei, colui che è la luce del mondo, e ritrovare la gioia in Lui di avere il senso autentico della vita, della nostra esistenza, perché Lui, Gesù, luce del mondo, è il senso della vita e dell'esistenza. Oggi noi possiamo bere l'acqua viva, cioè possiamo bere della presenza di Gesù. E che cosa significa che Gesù è l'acqua viva? Significa che nella misura in cui noi accogliamo Gesù in noi, nel nostro cuore, nella nostra vita, noi accogliamo colui che ci dà la pienezza del cuore, quella pienezza che altrimenti nulla e nessuno ci può dare. Noi siamo cercatori instancabili di una pienezza di vita che rimane sempre insoddisfatta se Gesù rimane ai margini, se Gesù rimane dimenticato, se Gesù non è il centro e il cuore della vita. Ricordiamo Agostino: il nostro cuore è inquieto fino a tanto che non riposa in te, Signore. Ed è l'esperienza di tutti, perché tutti siamo inquieti, perché tutti avvertiamo la mancanza di qualcosa, perché per quanto sperimentiamo, viviamo, abbiamo, siamo ancora cercatori instancabili di altro. Ed è questo Gesù, l'acqua viva, che è la pienezza autentica da noi cercata, che ci riempie il cuore, che ci dona la pace vera, che ci assicura una gioia che non tramonta, che è promessa di eternità, la vita senza fine, che è misericordia che ricostruisce un cuore malato a motivo del peccato e del male. Noi oggi possiamo bere l'acqua viva della vita, che è Gesù. E noi oggi possiamo contemplare, come Giovanni, la bellezza dell'amore. E la bellezza dell'amore è proprio Lui, il Signore Gesù. Sì, perché Lui è tutto per noi. Lui ci ama realmente. Lui è dalla nostra parte. Lui non ci abbandona mai. Quando siamo stolti, quando ci lasciamo catturare dalla tentazione di tenere a distanza il Signore quasi avendone paura, come se la sua presenza nella nostra vita, come se l'accoglierlo di più nella quotidianità dell'esistenza fosse una perdita, un male. Ma Lui è l'amore vero che è dalla nostra parte. Lui è la bellezza dell'amore che è tutto per noi. Lui è l'amore autentico di cui abbiamo davvero bisogno. Oggi abbiamo la grazia di contemplare la bellezza dell'amore che è il Signore Gesù. Non lo dimentichiamo. Onorare Maria, stare qui davanti a lei, oggi significa accogliere quella sua visita che ci porta a Gesù. E dunque ci porta a colui che è luce del mondo, ci porta a colui che è l'acqua viva, ci porta a colui che è la bellezza autentica dell'amore. Non respingiamo questo dono, non prendiamolo a metà, accogliamolo del tutto,
del tutto, in pienezza. Abbiamo ricordato il beato Carlo Acutis. Lui questo dono da Maria lo ha accolto del tutto in pienezza, perché per lui Gesù non è stata una presenza in mezzo ad altre presenze, non è stato un amore a metà. No, per lui Gesù fin da piccolo è stato il tutto della sua giovane vita, perché per lui Gesù era vivo, per lui Gesù era presente, per lui Gesù era il risorto, per lui Gesù era il salvatore, per lui Gesù era l'amico che non lo abbandonava mai, per lui Gesù era colui col quale continuamente rimaneva in dialogo d'amore. E noi guardando a lui oggi desideriamo che possa essere così anche per noi. Per quale motivo Carlo è stato poi di conseguenza un grande testimone di Gesù? Perché Gesù, lui l'ha incontrato così, luce del mondo, acqua viva, bellezza d'amore, cioè come un vivente che gli ha rapito il cuore e al quale si è consegnato totalmente. Qui lo sapete, come in ogni santuario, come in ogni visita di Maria, la Madonna a Giovanni ha chiesto: adesso vai, vai a dirlo che mi hai visto, vai a dirlo che qui c'è da costruire una casa per me, vai a dirlo che questo deve diventare un luogo di preghiera. L'incontro col Signore diventa sempre poi una testimonianza e un annuncio. Così è stato per Giovanni, così è stato per il beato Carlo Acutis, così desideriamo che possa essere anche per noi. Lasciare questo santuario oggi non dovrà essere tornare semplicemente alle cose di prima, come era prima. Dovrà significare tornare alle cose di prima rinnovati profondamente per aver onorato Maria, avere accolto la sua visita che ci ha portato Gesù, aver bevuto lui, luce del mondo, aver bevuto lui, acqua della vita, aver visto lui, luce del mondo, aver contemplato lui, bellezza d'amore. Questa è la grazia prima che siamo chiamati a domandare oggi. Poi ci saranno tutte le altre importanti che certamente dobbiamo presentare a Maria, ma la prima, non dimentichiamocelo, è questa: per onorare Maria davvero, accogliendo il suo dono, che è tutto per noi, ed è Lui, il Signore Gesù, perché sia davvero tutto della nostra vita e perché sia davvero colui che attraverso le nostre labbra, il nostro cuore, la nostra esistenza quotidiana, annunciamo e testimoniamo a tutti, al mondo intero. Questa la grazia che insieme vogliamo chiedere oggi in modo speciale alla Madonna.